Ciao a tutti, rieccoci qua, ben ritrovati. Dopo aver visto gli esercizi sulle disequazioni di secondo grado con il delta uguale a 0 e poi con il delta maggiore di 0, oggi andiamo a vedere le disequazioni di secondo grado con il delta minore di 0. Come sempre vi ricordo che quando avete una disequazione la primissima cosa che dovete fare è risolvere l'equazione associata. Quindi ponete tutta questa robaccia qua uguale a 0. Siccome qua vedo che ho un denominatore, prendo due piccioni con una fava, mentre la riscrivo vado anche a fare l'MCM, che è 4, quindi viene 4x alla seconda, 4 per 2 8x e 4 diviso 4 1, quindi 5 per 1 5 uguale a 0. Questa è una equazione di secondo grado completa. Uso la formula risolutiva ridotta perché questo termine è pari, meno b mezzi, quindi meno 8 fratto 2 fa 4, più meno b mezzi alla seconda, 4 per 4 16, meno ac, 5 per 4 20, tutto fratto a vale 4. Sotto radice 16 meno 20 fa meno 4, quindi come vi dicevo abbiamo che il delta è negativo. Questo mi dice che l'equazione non ha alcuna soluzione, quindi andiamo direttamente a fare il disegno della parabola. Facciamo una retta, questa volta non dobbiamo disegnare nessuna soluzione sulla retta perché non ne ho, quindi andiamo direttamente a vedere come deve essere la parabola, se felice o triste. Il coefficiente di x alla seconda è sottinteso, quindi è 1, che è positivo, quindi la parabola deve essere felice, cioè con la concavità rivolta verso l'alto. Perché l'ho disegnata così? Perché ovviamente deve essere felice e non deve toccare questa retta, e quindi questa è la parabola. Vi ricordo come sempre che abbiamo il piano del più e quello del meno, che mi aiutano a capire qual è la soluzione. Siccome il verso è minore o uguale, devo prendere il piano del meno, però come potete vedere in questo piano qua non c'ho alcun pezzo di parabola e quindi la soluzione è: non esiste x appartenente a r. Se invece fosse stato maggiore o uguale oppure anche semplicemente maggiore, dovevo prendere il piano del più. Nel piano del più io noto che ho tutta la parabola e quindi la soluzione sarebbe stata esattamente l'opposta per ogni x appartenente a r. Ok? Andiamo a vedere un altro esercizio per prendere ancora di più confidenza. Come sempre andiamo a risolvere l'equazione associata. Quando io applico la formula risolutiva mi piace sempre avere il coefficiente di x alla seconda con il segno più. Per questo motivo, per una semplicità di calcoli, cambio segno a tutta l'equazione. Ora applico la formula, quindi meno b, b vale meno radice di 5, quindi più radice di 5, più o meno la radice di b alla seconda, quindi vi ricordo che una radice alla seconda va via la radice, quindi mi rimane semplicemente il radicando, 5, meno 4ac, 4 per 1 per 2 fa 8, tutto fratto 2a, a vale 1, quindi 2. Anche qui noto che il delta, cioè quello sotto la radice, è negativo perché 5 meno 8 fa meno 3. Questo mi sta a indicare che l'equazione non ha soluzione, quindi andiamo subito a disegnare la parabola. Disegno come sempre la retta, non ho nessun valore da indicare sopra la retta perché non ho ottenuto nessuna soluzione. Andiamo a vedere allora la concavità. Questa volta mi raccomando, non guardate le equazioni, guardate sempre la disequazione. Quindi non dovete guardare qua che il segno è più, ma dovete guardare qua il segno di partenza che era meno. Il più l'ho cambiato io per semplificare i calcoli. Quindi il coefficiente di x alla seconda ha segno meno, è negativo, quindi questa volta la parabola è triste. Quindi la concavità deve essere rivolta verso il basso. Ma attenzione, non la disegno così. Perché? Perché noi sappiamo che la retta non ha valori, non devo toccare la retta e quindi la disegnerò così. Questa è la mia parabola. Come prima avevo disegnato la parabola felice verso l'alto che non toccava la retta, allo stesso modo quando il delta è negativo e quindi non ho soluzioni, se la parabola è triste devo disegnarla così. A questo punto devo andare a prendere il piano del meno. Questa volta vedo che sul meno ci sta tutta la parabola e quindi questo corrisponde a tutta la retta, per cui in questo caso, siccome dovevo prendere minore quindi meno, la soluzione è per ogni x appartenente a r. Viceversa, se la disequazione invece era maggiore o anche maggiore o uguale, io qua nel piano del più non ho niente e quindi la soluzione sarebbe stata: non esiste x appartenente a r. Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova. Allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. È tutto chiaro? Se sì, io sono contentissima per te, anche perché hai visto che bastano pochi minuti per capire bene come si svolgono tutti i tipi di esercizi.
Se invece c'è ancora qualcosa che non è chiaro, ricordati che questo video lo puoi vedere tutte le volte che vuoi. Puoi mandare indietro, mettere pausa e rivedere attentamente tutti i passaggi per diventare anche tu il numero uno in matematica. Perché? Perché se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.